Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Su consiglio di una ragazza carinissima che ha lasciato uno splendido commento al mio video creazioni, il primo video che ho pubblicato, ho deciso di fare un piccolo tutorial, un tutorial semplicissimo a parer mio, un tutorial anche per le principianti assolute. Vi mostro il risultato finale. Noi faremo il gemello di questo orecchino. Allora, questo orecchino non è un progetto interamente mio, è stato preso come spunto da Pinterest. Se riesco a trovare anche la foto originale da cui l'ho preso, ve lo faccio vedere. Si vede quasi meglio lasciandolo comunque sul piano di lavoro. Se vedete che la telecamera ogni tanto si muove, scusatemi, ma c'è una delle mie gatte sopra il tavolo dove sto registrando. Vi chiedo scusa anche per la mia voce, ma sono un po' malata, e per la luce perché sto registrando di sera. È un orecchino molto molto semplice, come vedete. Premetto che sto usando Conteria, è leggerissimo. Sto usando le perle che avevo in casa, giusto per finirle, tranne le Super Duo. Come vi ho detto, sì, io uso Conteria perché a me piace molto. Volevo farvi vedere come può venire fuori un buon progetto, un bel progetto, anche utilizzando solo Conteria. Vi faccio vedere ora l'occorrente per questo breve tutorial. Allora, ci servirà una monachella. Scusate, del lago, un lago e del filo. Poi delle perline cerate, dovrebbero essere 6, scusate, 6 mm, delle perline cerate da 6. Io in questo caso le sto usando azzurre, anche se sembra tutto più sul verde, però le perline sono azzurre, è molto più tenue rispetto a come lo vedete voi. Voi lo vedete, almeno quello che vedo io in camera, è molto più verde. In realtà qua è azzurro, qua è un po' più chiaro e queste sarebbero bianche, per cui vabbè. Delle Super Duo, queste sono in colorazione jet hematite, che sono quelle tra l'altro che vi mostro nel mio video acquisti numero 1 pubblicato di recente. Delle perline che potrebbero essere appunto perline 8-0 e delle 11-0. Vi dico potrebbero essere perché, come già annunciato precedentemente, sono delle è conteria, per cui non ho le misure esatte. Comunque, io le sto usando in queste colorazioni: un azzurro molto chiaro, jet hematite, quindi questo grigio scuro, nero, nero grigio. Questo è un bianco ghiaccio in realtà e color Tiffany. Allora, prepariamo e procediamo subito con il nostro tutorial. Allora, io ho preparato il mio filo, sto usando del filo di nylon semplicissimo da 16 che ho comprato in un negozio che vende articoli per la pesca, e inseriamo all'interno del nostro filo. Scusate, do un occhio anche al progetto iniziale perché 8 super duo 1 7 e una 8. Ok, dopo averle portate all'interno del filo, tiriamo, scusate, all'interno della nostra lavorazione, tiriamo il filo fino alla fine e rientriamo poi in tutte le perline. Come vedete dal progetto iniziale, dobbiamo effettivamente arrivare a chiudere il tutto a cerchio, per cui rientriamo almeno una volta intanto. Scusate. Per poi chiudere il tutto. Scusate, ma mi si è incastrato il filo sul cavalletto. Vabbè. Sì, perdonatemi, ma devo un attimo giostrarmi anche con i video tutorial, perché non avendoli mai fatti non è così semplice. Bene, tiriamo il filo e come vedete si è formato il nostro circolino. Ora io passerei un'altra volta proprio per essere sicura, perché effettivamente è sempre meglio, anche i latini dicevano meglio abbondare quam deficere, no? Vi consiglio di passare almeno un'altra volta, tanto alla fine non dobbiamo utilizzare comunque i buchi sotto delle nostre Super Duo, ma semplicemente i buchi superiori. Quindi continuiamo in sì, un filo un po' lungo, per quello faccio anche un po' fatica. Continuiamo in tal maniera.
Vi faccio vedere soltanto come si fa il modulo sotto, cioè il modulo centrale. Poi ovviamente potete anche utilizzarlo a parer mio una volta che l'avete concluso, potete anche utilizzarlo come modulo per un braccialetto, secondo me. Comunque, una volta che abbiamo fatto un paio di giri, risaliamo su un foro superiore delle nostre Super Duo, tirando sempre bene il filo e inseriamo a questo punto queste che io ho considerato come delle 8-0 tra una Super Duo e l'altra. A questo punto ce ne serviranno infatti 8. Allora, una, due. Vediamo se magari così si va meglio, tirandone due, che così voi, esatto, va benissimo, così voi vedete meglio. È abbastanza, scusatemi, mi parte sempre fuori dalla. Guardate, vi chiedo scusa per sì, il video, ma come avete visto dal mio canale è anche il primissimo video tutorial che faccio, perciò per me non è così semplice. Preferisco andare piano, che dicevano chi va piano va sano e va lontano. Allora, bene, siamo arrivati. Rientriamo anche nella successiva 8-0. In questo momento vi sto facendo fermare il nostro lavoro perché ovviamente rientrando in tutte le nostre perline, quindi nell'altra Super Duo e nella 8-0 successiva, le chiamo per comodità, le chiamo 8-0. Ecco che mi si è anche mi si è anche incastrata la monachella. Allora, la monachella la mettiamo da parte. Ecco che ripassando in tutte le perline avremo sicuramente molta più resistenza. Comunque, no? Perché giustamente voi lavorate effettivamente ripassando bene o male fermate anche tutte le perline, perciò si arriverà a una situazione decisamente molto più stabile e anche un lavoro molto più, da un certo punto di vista, più rigido. Quindi a chi piace il lavoro rigido ovviamente avrà questo tipo di soluzione che è perfetta a parer mio. Sì, anche perché in questo caso, come vedete, scusate qua non riesco a infilare, come vedete in questo caso infatti il lavoro, come vi facevo vedere prima, è abbastanza rigido. Quindi in questo caso abbiamo effettivamente è molto bello, vedete, rimane proprio così, non si muove, perciò direi che è la soluzione migliore. Bene, ora cominciamo, stiamo uscendo da, vediamo se la metto a fuoco, eccola qua, forse, eccolo qua, stiamo uscendo da questa, non so quanto si veda, però vedete il filo forse in controluce. Esatto, stiamo uscendo da questa 8-0. Infiliamo nel nostro ago 3 rocaie 11-0. La cipicchia che esce sempre, eccolo qua. 3 rocaie 11-0 e rientriamo nella 8-0 successiva. Quindi, come vi dicevo prima, utilizziamo queste, quindi una, due e una, tre, e rientriamo nella 8-0 successiva. E faremo un piccolo picot tra i due, le due 8-0 e faremo così per tutto il giro, quindi una, due e una, tre. Scusate, ne ho messo solo due. Oh, ci picchia, una, due e una, tre. Eccolo qua, e rientriamo nella 8-0 successiva. Scusate, lo facciamo insieme anche perché, essendo il primo tutorial, preferisco effettivamente fare tutti i passaggi insieme a voi, per poi passare invece a spegnere e accendere la telecamera, a lavorare con i video editing che per il momento non fanno proprio per me. Spero che voi vediate.
poi ovviamente forse è stata una scelta anche un po' infelice magari il lavorare di sera, però è l'unico momento libero che ho avuto, perché tra l'altro sto facendo un trasloco per cui sono impegnata continuamente con sì, scatoloni, montaggio mobili e via dicendo. Tra l'altro sono in periodo anche esami, perciò potete capire all'università quanto bello sia, non ho tempo per niente. Tra l'altro sono appena tornata dalle vacanze che ho fatto con i miei e in realtà durante le vacanze ho anche prodotto. Aspettavo però di fare il tutorial di questo paio di orecchini in maniera tale da fare poi un video creazioni e farvi vedere tutto quello che ho prodotto in questo tempo. Scusate, ho toccato anche la telecamera. Vabbè. Bene, ho infilato le ultime tre sul lago. Scusate, vediamo se facendo così vedete meglio. Ecco, ho infilato le ultime tre sul lago, le ultime tre rocaie sul lago e le inserisco nell'ultima 8-0. Rientro già nelle rocaie successive perché adesso faremo un giro semplicemente a vuoto, cioè non inserendo alcun tipo di perlina. Semplicemente per fermare la lavorazione, come si vede del resto in tutti i video di perline, lo si fa effettivamente per bloccare la lavorazione. Cercherò magari. Mi è volata via una perla. Cercherò magari se faccio altri video tutorial di registrarli di giorno in maniera tale da avere una maggior luce, una luce decisamente molto più favorevole. Tra l'altro, appena mi trasferisco, registrerò anche tutorial magari in un'altra stanza ben più luminosa di quella dove sono adesso, in maniera tale da sfruttare al massimo anche la luce solare, proprio perché appunto arriva in maniera completamente diversa. Ecco, allora concludiamo il nostro giro a vuoto, continuando a inserire appunto il nostro ago dentro tutte le perline e procediamo con il giro successivo. Ups. Queste perle fanno un po' le cattivone. Allora, un attimo che guardo bene come devo fare. Ok, a questo punto, quindi, come vedete, siamo arrivati, questa è la nostra fase finale. Ora rientriamo in questa, cioè nella punta del picot, fondamentalmente. Dobbiamo portarci a uscire dalla punta del picot. Perché adesso, scusatemi, ma perché adesso sarà il momento di inserire le nostre perle da 6, le nostre perle blu, azzurre più che blu. Allora ne inserisco una nel lago e mi inserisco nella punta del picot successivo. Oddio, ho fatto casino coi fili. Vabbè, ripeto la stessa operazione fino alla fine del filo. Scusate, fino alla fine del giro. Pardon. Ragazzi, perdonatemi tutti gli errori che sto facendo, spero che almeno la semplicità di questo lavoro possa portarvi a riprodurre qualcosa di simile, a prendere spunto, a rifare il mio tutorial, perché perdonatemi, spero che mi vogliate bene e che vogliate cominciare a voler bene anche al mio canale, proprio per la simpatia che magari emano in questi video, modestia a parte. Spero vivamente. Allora, proseguiamo. Sì, non fate caso al fatto che le perle sembrano anche grandi, in questa occasione, perché effettivamente la perla in questo caso sembra grandina, però poi andremo a chiudere la. Scusatemi, ma questa perla non vuole saperne di entrare, non vorrei che fosse bucata, fosse scusate, che fosse. No, ma non so come mai.
Non era chiuso il buchino. Bene, allora inseriamo l'ultima perla all'interno della, inseriamo l'ultima perla sul lago e entriamo nell'ultimo picot. Entrando anche, scusate, sono andata troppo fuori. Entrando anche, se riuscite in un unico passaggio, se no fate due passaggi divisi. Entrando anche, come vi dicevo, nella perla che abbiamo appena inserito, perché ora dobbiamo fare un giro tirando il filo, fare un giro abbastanza a vuoto. Abbastanza a vuoto, punto. Dobbiamo fare un giro a vuoto tirando il filo in maniera tale, come abbiamo fatto fino adesso, da irrigidire il lavoro. Allora, magari riuscirete anche a farlo in un giro solo, però in un passaggio unico vedete passare da una perla a una 15-0, però non è detto, quindi non disperate, prendetevi il vostro tempo, fatelo con calma. Io vi sto facendo vedere tutti i passaggi in maniera tale che poi non vi sentiate abbandonate anche nella lavorazione. Sto semplicemente esprimendo che non sono capace a fare un video come si deve. Guardate, ah, ho fatto anche un nodino. Eh sì, perché quando si usano i fili. Scusate un attimo. Scusate. Bene, eccomi qua. Ho sistemato il groviglio di fili che avevo creato e ho finito nel frattempo il giro passando dentro a tutte queste nostre perline cerate e alla punta dei picot fatti in precedenza. Mi sono portata adesso a uscire da una delle perline cerate, vediamo se si vede bene così potete capire bene dove siamo. Ecco qua, stiamo uscendo da questa perlina cerata, poi una vale l'altra ovviamente, e inseriamo adesso due super duo di questa colorazione jet hematite che appunto vi ho anticipato nella lista di materiali all'inizio e rientriamo nella perla successiva. E dai, ancora con questi fili non mi sento al sicuro, secondo me non ho scongiurato. Lo sapevo io, vabbè, facciamo così e continuiamo per tutto il giro. Quindi inseriamo appunto le nostre super duo e rientriamo in un'altra perla di queste appunto azzurrine. Poi ovviamente le colorazioni le potete scegliere. A me piaceva molto il fatto che fosse un po' più chiaro e che avesse questo color Tiffany, che almeno l'anno scorso andava tanto. Adesso aspetto a vedere un attimo le mode di quest'estate. Ho fatto e volevo, devo finire un progetto incastonando una perla con le bug. Quello l'ho trovato un progetto super estivo perché comunque ho scelto una perla viola incastonata, un abbinamento che tra l'altro a me non piace per niente di solito come colori, perché ho scelto una perla viola incastonata con le bug rosse. Però devo dire che l'effetto finale invece mi ha lasciata piacevolmente stupita, perché sì, quello che insomma ne ha conseguito è stato un ottimo, un ottimo prodotto, e vorrei fare lì una parure. Vorrei fare degli orecchini e un braccialetto, perché una cosa strana, lo so, per una che fa effettivamente bigiotteria o comunque fa tutte queste robine, è il non usare magari orecchini e collane insieme, però una cosa che non sopporto è usare gli orecchini e le collane contemporaneamente. A meno che non siano punti luce entrambi, cioè che siano proprio piccoli. Allora, ecco qua. Adesso, come, oh scusate, completamente fuori inquadratura. Allora, come vedete, ci siamo, io sono già rientrata in una super duo perché vorrei fare un giro a vuoto per, come vi dicevo, fermare il tutto anche prima, rientrando in tutte le perline che abbiamo appena messo e tirando anche un pochino perché comunque dobbiamo fermare il nostro lavoro. Allora, inseriamo appunto il nostro ago e passiamo in tutte le perline. Adesso, man mano che il lavoro comunque diventa più grande, vi parrà anche più semplice passare all'interno di tutte le perline, perché sarà
fisicamente più facile, perché comunque riuscirete, anche perché i buchi sono molto più grandi magari di una rocaille 11-0 o 15-0. Effettivamente io ho sempre trovato le Super Duo con buchi molto larghi, nel senso che è facilissimo da poterci passare dentro più volte, anche perché vedrete anche negli ultimi progetti che ho usato, che ho fatto, le Super Duo le ho usate tantissimo, e come perlina devo dire che mi piace molto, che appunto, se avete visto il mio video acquisti precedentemente, non le avevo acquistate, anche perché, come vi dicevo nel primo video che ho pubblicato, io alla fine perlino da marzo più o meno, siamo a luglio e quindi per me è un po' una novità. Ho provato una sfida con me stessa, quella di magari appunto caricare qualche video su YouTube, però insomma devo dire che con il primo sono rimasta piacevolmente sorpresa delle persone che comunque hanno, cioè della visualizzazione più che altro. Ok, allora dovremmo aver finito il giro. Adesso io sto uscendo da una Super Duo, questa Super Duo qui, però rientro nel foro superiore della Super Duo, come vedete, tiro il mio filo e inserisco 4 rocaille di quelle che appunto stavamo considerando prima, le color Tiffany, e vado nel foro superiore della Super Duo successiva, tiro e cominceremo a creare l'ultimo giro del nostro nel nostro orecchino. Adesso tra le due Super Duo ne inserisco una sola, quindi una rocaille inserita sempre nel foro superiore, tiro il tutto ed ecco qui. Altre 4, e mi reinserisco nel foro superiore della Super Duo successiva. Vi ho fatto vedere poi il tutto da molto vicino, per cui posso anche tornare effettivamente a lavorare un po' più distanziata, così io vedo bene le perline, scusatemi ma sono un pochino imbranata. Allora, mi inserisco appunto così, perciò fondamentalmente dovete alternare 4 rocaille a una rocaille, 1, 2, 3 e 4, e le inseriamo nella Super Duo successiva. Ups, qua ho fatto un macello. Un'altra rocaille. Oh, ancora. Una, due, tre e quattro. Scusate, sto facendo un po' di macello con i fili, ma tra l'altro l'ora non è proprio delle migliori, perché sono qua da me, sono le 11:40, per cui è un po' tardino, perciò anche con la vista, e dai, addirittura adesso ho saltato un passaggio, vabbè, il bello della diretta. Tra l'altro con la vista io non è che sia proprio al massimo, perché comunque ho problemi di vista, perciò, allora, 1, 2, 3 e 4, e mi inserisco nella successiva. Una, e mi inserisco nella Super Duo successiva, ma solo in una, mi raccomando, aghetto mio, perché in due stiamo già esagerando.
Abbiamo quasi terminato. Facciamo gli ultimi 2-3 giri. 4. Qua invece si è tirata su direttamente una super tuo. Una super duo. Oh dai, ciao ragazze. È l'ora. Una rocaille. Una, due, tre e quattro. Qui. Una tra le nostre due super duo. Quattro. E una. Mettiamo l'ultimo, poi vi spiego come concludere, perché non ve lo faccio vedere tutto, perché alla fine il principio in realtà è sempre lo stesso. Quindi non ha molto senso che vi faccia vedere proprio tutto, tutto, tutto. Allora, rientro già in alcune perline perché così vi spiego. Allora, questo è il nostro modulo terminato. Adesso, dipende cosa ne volete fare, vi spiego come dovete fare qui. Voi proseguite, andate avanti e fate, passate in mezzo, sostanzialmente. Proseguendo, io intendo, passate con il vostro ago e il filo a vuoto entro tutte le perline che abbiamo appena messo nella parte esterna in maniera tale da irrigidire il tutto, perché come vedete è ancora molto molle. Invece, se guardate questo, è molto più rigido. Una volta che siete passati 2, 3, dipende quante volte riuscite a passare, io ho semplicemente con le pinze aperto la monachella. Vi faccio vedere, ho tolto ovviamente il pezzo, ho tolto il nostro. La nostra pallina, la nostra molletta, ho aperto in questo caso questo anellino con la pinza, ho inserito su uno di questi archetti che si è formato quando io ho inserito tutte le quattro perline, sopra la perla però cerata, non, cioè sopra la perla cerata ci sono queste quattro perline, queste quattro rocaie, io mi sono inserita su uno di questi, come potete vedere da questo. Sempre se decide, eccolo qua, vedete, mi sono inserita qui. Poi al posto della pallina ho inserito due rocaille, perché poi ho fatto un po' questa monachella particolare in maniera tale che sembri più parte dell'orecchino. Ho inserito queste due rocaille 11-0 e poi ho rimesso la molla in maniera tale ovviamente che sembri una rocaille. A questo punto il vostro orecchino è finito. Ovviamente si presta a tanti usi, potrebbe essere il modulino per un braccialetto, se voi ci girate ancora attorno potrebbe essere un bel ciondolo, o anche se vi piace di queste dimensioni potrebbe essere un ciondolo, oppure potete aggiungere ad esempio qualche altro pezzo, potete aggiungere una goccia qui. Io non ne avevo perché se le avevo, sì, ciao italiano. Se avessi avuto delle gocce, le avrei messe probabilmente dello stesso colore di queste perle, cioè questo azzurrino qui. Comunque, vi lascio finire come più vi aggrada. Il tutorial è finito. Grazie per averlo guardato. Potete seguirmi come leggerete poi sui commenti, come c'è scritto sui vari commenti. Potete seguirmi anche su Instagram, Facebook. Sulla mia pagina, poi sul mio sito, vi lascio i link tutti sotto. Ciao a tutte e in questo caso grazie appunto per la visualizzazione e in questo caso buonanotte. Ciao.